Signori, benvenuti in questo finale di carriera di FIFA 21. Mister Sedigno vede l'arrivo. Eccoci qua, signori. Allora, per oggi avrei voluto avere la maglietta di Granata. La maglietta del Gallo Belotti. Ma, purtroppo, non è arrivata in tempo per registrare questo episodio. E io voglio registrarlo oggi perché mi sento in atmosfera. Quindi ho una maglietta granata sotto la giacca. Un po' rubata a Zano questa idea. Un po'. Però ci siamo, signori, perché eccoci qua. Siamo pronti a giocarci le ultime 4 partite del campionato. E la prossima è proprio contro il Milan. Possiamo vedere che il Gallo ha superato il record di Higuain, perché non ho visto l'episodio scorso, se lo vada a recuperare. E possiamo vedere che la Juve aveva fatto un passo in falso, ma comunque questa l'ha vinta. E se noi non dovessimo vincerla, ci riscavalcherebbe purtroppo. Quindi dobbiamo vincere per forza questa partita col Milan. Signori, andiamo a giocarci questa partita. Siamo, signori, è tutto pronto per andare a giocarci questa partita col Milan. Purtroppo, non so se avete visto le formazioni, ma ci manca Hans-Peter Aue, che si è fatto male contro il Parma, purtroppo. Si è fatto male contro il Parma. Comunque loro non hanno Zlatan. E poi vabbè, noi abbiamo anche Turboteo, che è un ex, quindi darà il massimo. Ne siamo certi, come sempre, però d'altronde. Turboteo che è andato via dal Milan, prende il Torino. Nessuno, tutti l'hanno dato per pazzo. Stessa cosa per Chiesa che è andato via dalla Juve. Eppure, il Torino sta su e le altre squadre stanno giù. Ecco Almada. Oggi deve essere una festa, ragazzi. Non possiamo fare errori, deve essere solo una festa. Per chiudere comunque questo capitolo del canale. Cazzo! Cazzo, signori! Lo stavo a dire. Comunque devo chiudere questo capitolo del canale in maniera positiva e con un bel ricordo di questa carriera. Chico Chiesa! Non ci fa rovinare la festa! Chico! Chiesa! Sta zitta, Chico Chiesa! Grande Chico! Che sei molto più veloce di Dubu. Dimmi che angolo, perché sennò perdi. Cioè. La specialità di casa, il calcio d'angolo, e il Gallo porta 38 il record. Il Gallo porta sul 3-1 questa partita, sofertissima, grandissimo Andrea Gallo Belotti. Turboteo, ho letto lì l'ultima chance. Il Milan vuole il 3-2. Ma provatela da distanza, ci siete, prova. È finita qua, signori. È finita qua. La prima partita delle 4 finali è stata vinta. Ne mancano 3, signori. Ne mancano 3. Signori, incredibile. Adesso guardiamo il calendario assieme, perché la seconda partita sarà contro la Magica. Quindi una partita tostissima pure questa. Vediamo che ci aspetta dopo la Magica. Abbiamo un altro scontro diretto contro la Juve, signori. Ma non abbiamo sfidato 2 volte. Questa è follia. Non me lo ricordavo, signori. Questa è follia. Questa è follia. Questo episodio sarà più movimentato di quanto avessi in mente. Follia. Follia pura, signori. Signori, che dire? Visto che abbiamo lo scontro diretto, questa ce la simuliamo. Ce la simuliamo, sereni, tranquilli. Come va, va. Raga, vinciamola.
L'abbiamo persa. L'abbiamo persa, signori. Gol di Almada. E l'abbiamo persa. E signori, anche la Juve ha perso. Potevamo pareggiarla, ma questo mi ha rimesso il sorriso. Non so se avete visto il cambio di espressione. Buono, andiamo a vedere la prossima avversaria, che in realtà sappiamo già qual è. Eccoci qua, signori, alla grande partita. Vinciamo questa e abbiamo vinto il campionato. Sarà una partita tutta da godere. Tutta da godere. Abbiamo una vittoria. La vittoria gliela alziamo in faccia, signori. Gliela alziamo in faccia. Andiamo a fare il cambio di formazione. Rimettiamo Guettolare e mettiamo Ercico Chiesa in attacco. Espositivo in panchina, perché magari potremmo inserirlo. Andiamo a giocarci questa partita. Signori, è tutto pronto. Ci siamo per la partita che vale 90 punti. Tutta la nostra stagione passa da qui. Il derby. Incredibile. Che gran finale di stagione. Devo dire che se qualcuno in un futuro si dovesse riguardare tutta questa carriera, penso che se dovessimo vincere questa partita e vincere il campionato in questo modo, penso che non... è il finale di una favola. La favola del magico toro di Mister Sedigno. Signori, ci siamo. Abbiamo tutto nelle nostre mani, letteralmente. Possiamo farcela. Possiamo farcela e vincere questo derby. Cioè, li alziamo in faccia. Li alziamo in faccia all'Allianz. In casa loro li alziamo in faccia se dovessimo vincere. Un sogno per tutti i tifosi granata. Signori, possiamo farcela. Dai. Dai, dai, dai. E non è una cosa scontata. Auge, l'ho messo invertitamente. Dai Nandez. Naitan! Al quarto minuto! Naitan! Nandez! Gran buco nella difesa della Juve. E Naitan Nandez va e la insacca. Gran gol di Naitan. Attenzione a CR7. È volato. L'abbiamo lasciato libero. L'ha colpita lui. È quello che andava a succedere. Dai Hans, che lo brucia Gomez. Non so più nemmeno chi sia questo Gomez. Non penso sia il Papu. Ecco il fratesino. Ancora per Naitan Nandez, che potrebbe... Chiesa! Sfonda la porta il Cico! Sfonda la porta il Cico Chiesa! E siamo 2-0! Calma! Al 20esimo! Dai che gliela alziamo in faccia! Se lo merita tutto questo toro, alzargliela in faccia, in un derby. Facciamolo il terzo. Bravissimo, Tio. Bella palla per Almada. Vai, Cico. Non ci credo. Stava per fare la doppietta, Cico, al 25esimo 3-0 sulla Juve. Stava per succedere un miracolo. Lo chiameranno Sedigno dei Miracoli a fine stagione. Quelli di Toro. Ha fatto a far la sponda. Non angolo. Signori, al 40esimo. Stiamo calmi, facciamo girare questa palla. Facciamo quasi una melina, molto calmi. Facciamo finta di non aver preso questo gol. Siamo 1-0, non siamo 2-1. 1-0. Come prima, 1-0. Nandez, che cazzo fai? Scusate il francesismo, ma... Nandez qua mi potrebbe far impazzire, eh?
Il Cicco Chiesa, il Cicco Chiesa, il Cicco Chiesa, firma il 3-1 in questa partita. D'oro, questa partita è d'oro per i tifosi e per tutti. Auge, freddissimo, calmissimo, passaggio da biliardo. Un passaggio alla biliardo. Gran gol di poi di Chiesa. Che freddo freddo, la butta dentro. Alla festa manca solo il Gallo Belotti. 3-1 però, signori. 3-1. Accorciare le distanze. Facciamo alzare la barriera. Dai. E lo fa. L'ha fatto. Ancora una punizione. Cioè, in realtà no. Prima non hanno fatto gol di punizione, però una punizione. Io non ci voglio credere del Cicco. Tripletta! Tripletta nella partita più importante del campionato! Cicco Chiesa! Sto facendo la copertina, raga! Sì, cazzo! Sì, cazzo! Tripletta alla ex squadra, cazzo! Tripletta all'ex squadra! Che gran buco in difesa, però! Che gran buco! Sì! Non posso urlare che sono le 2 di notte. Però. Penso si capisca quanto vorrei urlare. E sto facendo già troppo baccano. Partecipa alla festa! Anche il galletto! Anche il galletto palle! Signore e signori, ora possiamo dirlo, abbiamo vinto il campionato! Abbiamo vinto il campionato! Quanti assist ha fatto Nandez oggi? Non lo so. Ma sappiamo che abbiamo fatto 5 gol alla Juventus. Non uno, non due, non tre, non quattro, 5 gol. E potrebbe arrivare il sesto. Però se la gode, se la gode. Signori. È ufficiale, siamo campioni. È ufficiale, possiamo. Alzargliela in faccia. Ecco l'Udinese, ovviamente, la simuliamo e poi ci salutiamo e concludiamo questa grande stagione, ragazzi. Dai! Adesso non ci fa vedere come alzano la coppa? Ci fanno vedere i gol prima, non lo so, non so come funzioni. Ecco il gol del Cicco. Ecco com'è Buca Szczęsny con tutta la potenza che ha. Er Cicco Chiesa. E qua eravamo 2-0, proprio sereni e tranquilli. Qua esatto. Qua errorino di Sirigu, non ha coperto bene il palo. Però poi qua ci ha fatto impazzire. Auge, serpentina. E poi Chiesa. Boom! La butta in rete con tutta la forza che ha. 3 gol da ex nella partita fondamentale per essere campioni. Qua Dybala mostra tutto il suo talento. La fa salire. Vabbè. Perfezione, perfezione all'incrocio. Però qua altro goletto del Cicco Chiesa. La firma della tripletta di sinistra, piede debole. Che golazzo del Cicco. E poi c'è anche l'ingresso, il 40° gol, quindi nuovo record, 40 gol per ora. Eccolo qua, il Gallo Belotti di sinistra. Buca Szczęsny e partecipa alla festa. E partecipa alla festa 2-5. Ecco che un po' si bugga il nostro sedigno. Signori, ecco l'ultima partita contro l'Udinese. La simuleremo. Ovviamente voi vedrete solo la fine perché metteremo la. Giocherò gli ultimi 2 minuti per poi poter alzare al cielo e salutarci così. Quindi ci vediamo tra 3, 2,
2, 1. Signori, eccoci qua. Come potete vedere stiamo prendendo 1-2, abbiamo fatto un tiro, un'occasione, un gol. Loro hanno fatto 11 tiri, se occasione, hanno segnato pure da poco. Chi se ne frega, signori. Andiamo a prenderci questa gloria e poi ci salutiamo. Scendiamo in campo e magari la pareggiamo anche, chi lo sa. Chi lo sa. Ma non ci interessa, devo essere sincero, non ci interessa. Possiamo prenderne anche un altro. Abbiamo fatto un gran fallo. Un gran fallo. Comunque, signori, giusto per ridere, io voglio dirvi, fare un piccolo indovinello finale. Secondo voi, perché comunque non avete visto chi l'ha fatto il gol, chi l'ha fatto l'ultimo gol della stagione? Ho toccato palla in questi 4 minuti, abbiamo fatto un gran fallo e ora la buttiamo fuori. E ci prendiamo la gloria, signori. E ci prendiamo la gloria, signori. Signori, è tutto pronto per la premiazione. Ci siamo presi una bella susa dall'Udinese e adesso si festeggia per davvero, anche se il vero festeggiamento è stato all'Allianz. E ora, però, il Gallo la può alzare al cielo. Il Gallo, colui che con 40, non dico se c'è uno o 40 e basta, per l'indovinello, scrivetelo nei commenti, risponderò solo a chi dice la verità. Cioè a chi sceglierà il marcatore giusto. Potrebbe essere davvero chiunque, quindi provatene anche più di uno. Eccolo. Capitano, alza dal cielo. E beh, mica, prima azione deve essere nero, lo scudetto. Bello, il bug. Dopo un sacco di anni, torna il grande Torino, ma questa volta sottolineato il magico Torino di Mr. Cedinho, signori. Il magico Torino di Mr. Cedinho, signori. Signori, che dire, è stato un piacere stare con voi durante questa avventura in questo campionato magnifico. Vinto dal magico Torino. Non so se vi ricordate, per chi la segue dall'inizio, l'inizio turbolento, tosto. Subito la prima partita persa 5-0 contro lo Osasuna. Era stata una bruttissima sconfitta. E ora eccoci qua a fare la foto con lo scudetto preso in casa della Juventus. E poi concluso in una bella passerella contro l'Udinese, dove abbiamo preso pure 2 pigne. Ed ecco che ora vi svelerò un grande segreto, signori. Dietro il Mister Cedinho non si svela altro che Toto. Sì, ci sono io. Io sono Mister Cedinho, signori. Oltre alle cazzate, signori, niente. Per chi ha visto tutta la serie, lo ringrazio. È stata una bella avventura, è stato divertente. Il Gallo Belotti ha superato pure il record di Higuain. Il Torino ha rivinto il campionato dopo tantissimi anni, decenni. Mister Cedinho ora può tornare a bombarsi la mamma di Oliver Hutton e noi la chiudiamo qua. Noi la chiudiamo qua, signori, perché sì, spero che questo video vi sia piaciuto e se così fosse condividetelo col mondo per mostrare la vittoria del magico Torino. Ma in ogni caso, sia che ti sia piaciuto, sia che non ti sia piaciuto, ci vediamo presto. È da Toto. Passo e chiudo. Mister Cedinho ce l'ha fatta.